Buongiorno a tutti e benvenuti in un nuovo video, ma soprattutto benvenuti in un nuovo cheat day. Ho voluto fare questo video a parte anche per ringraziarvi, perché se domani festeggerò, che domani è 11 giugno, quindi ragazzi un po' anticipato oggi, 10, i 3 anni su YouTube, e anche grazie a voi per tutto il sostegno che mi avete dato in questi anni, ma soprattutto proprio giornalmente. Infatti stamattina mi è proprio arrivato un messaggio su Instagram da una di voi, ho iniziato a leggere solo un po' sopra, però ho detto no Giulia, dopo leggi, altrimenti tu c'hai un po' la lacrimuccia facile quando si avvicinano un po' questi giorni particolari, e ho detto Giulia fermati. Allora, quindi ho voluto un po', diciamo, festeggiare questi 3 anni con una vostra tipologia preferita, anzi una delle tante, perché di solito preferite challenge, cheat day, basta che si mangia un po' come, diciamo, anche preferisco questi video. Però voi li amate, io li amo e quindi siamo a posto. Sarà come sempre un video abbastanza casareccio, infatti ringrazio mamma per la collaborazione della mia colazione e del mio pranzo, poi non vedo l'ora che arrivi il pranzo, ma anche la cena. Quindi mi sono fatta fare, neanche a farla apposta, uno dei cheat day che feci in estate, avevo proprio la stessa maglia e se non sbaglio nell'immagine di copertina avevo le crostatine in mano, però farcite con le creme proteiche. Vi lascio il video giù nell'in box, non voglio sbagliarmi, ma stamattina quando mi sono guardata allo specchio ho fatto no vabbè, cioè hai fatto un altro po', quasi la stessa copertina, però proprio è bello di essere così semplici. Allora, crostatina con marmellata e frutti di bosco, anzi no, marmellata alla marena, e invece uno ovviamente un po' più cicciolosa, per non dire un altro termine, con la Nutella. Ok, devo fare un attimo la panoramica, poi ovviamente latte e caffè e si inizia. E come dico sempre, il bello di questi video è godersi il video senza esagerare, quindi io presumo che questo video sarà sulle 4.000-5.000 calorie, ma voglio godermi i pasti senza strafare. Non pensate al mio prima, al mio post challenge, alle mie calorie che mangerò in questa giornata, perché a tutto questo già ci ha pensato una sola persona, che in questo caso sono io. Ok, facciamo il taglio della crostatina. Brava mamma, mamma mia che buona. Ovviamente non devo provare neanche quella con la Nutella. Questa frolla è buonissima. Se volete la ricetta della frolla, chiedetemela. La Nutella tende sempre un po' a seccarsi, però è sempre buono. Comunque io in generale, per quanto riguarda la crostatina, sono sempre team frutta. Buona cioccolato sì, però tipo tra le due preferisco questa qui alla marena. Me la sto proprio godendo questa crostatina. Ok, ultimo pezzo, anche perché non voglio strafare, perché oggi sarà una giornata abbastanza ricca di cibo.
colazione super apprezzata, super andata. E quindi niente, noi ci vediamo direttamente dopo con il pranzo. Eccoci qua con il pranzo. Per pranzo voi dite, Giulia, che resta cosa? Allora, praticamente sicuramente farò il bis. La desideravo da mesi, 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 però voi dite, oh, Giulia, è qualcosa di che tu non hai potuto mangiare negli altri mesi. Che raga, tra una cosa e l'altra, sinceramente non me la sono mai fatta fare. A parte che è molto semplice da fare, sono le patate sbollentate, tutto cotto a forno, ovviamente le patate già precotte, con la besciamella integrale che abbiamo trovato insieme nella degusta box di maggio. Vi lascio tutto giù nell'info box video, eccetera. Poi provola, funghi e prosciutto cotto, e non ci resta che fare il taglio e assaggiare. Sto morendo di fame. Sono dimenticata di dire forse che è una parmigiana di patate, mi sembra di non averlo detto. Ok, assaggiamo. La besciamella è molto buona. Mamma mia raga, la besciamella è buonissima. La besciamella è buonissima, veramente buona. Molto delicata. Mamma mia raga, vi sto assicurando. E poi secondo me la mamma non ci ha messo la provola ma il fior di latte, quindi è ancora meglio. Ricordate, mi stavano venendo in mente i cannelloni che abbiamo mangiato insieme nel video, sì, quelle ricette di alta cucina, un trash aveva quel video, però quei cannelloni erano una godura. Mi tocca fare il bis, cioè è proprio obbligatorio. Giusto un po' di bis. Buono, veramente buono. Mamma, buona allora, buona. Sì, mamma, buona. Cioè... pranzo andato, noi ci vediamo direttamente dopo con la merenda. Eccoci qua con la merenda, scusatevi se sarò un po' lucida ma fa caldissimo. Eccoci qua, ho ordinato da Sbrodoliamoci, no sponsor, però raga, già anche l'altra volta volevo ordinarla, infatti si è un po' sciolta tutta, cioè me la devo mangiare per forza qua dentro, ve la faccio vedere. Sciolta, è impossibile toglierla da qua dentro, però vediamo se riesco a rompere tutto. Una mattonella croccante all'amarena, e vi voglio dire che ci sta Rind, pan di Spagna sicuramente. Allora, no, dobbiamo indovinare, pan di Spagna, croccante all'amarena, e praticamente io ho aggiunto fior di latte. Mi pare pure cioccolato. Mia sorella ha preso, invece tu che hai preso lo yogurt con Kinder Bueno White. Buono. Grazie cara. Buonissimo. Aggiusta la cosa che sta cadendo.
quindi man mano. Dico proprio. Sempre cose molto semplici prendi. Buona. Mamma mia, che buona, raga. Sì. C'è pure il cioccolato. È il croccante forse? Però caia già fanno una chill. Pensa quando la faceva benizia di nuovo. Ce l'ho ancora. Mm. Forse era meglio il yogurt, lo sai? Perché era più denso. Mm. Buona raga, c'è pure il cioccolato. Solo forse avrei messo un po' più amarena. Avrei evitato questo cioccolato centrale e ci avrei messo proprio l'amarena. Buono, che andarci una prima volta. Però al di là di tutto è eccezionale. La merenda è andata, noi ci vediamo direttamente stasera con una super super cena. Quindi a dopo. Eccoci qua con la cena, due meravigliose pizze, sicuramente mangerò metà di ognuna. Sto morendo di fame, mangio e poi parliamo. Ho preso una con provola, pesto di pistacchio e mortadella e granella di pistacchio, raga. A parte che questo lato è tutto bruciato, in 20, cioè 20 anni di vita, a settembre sono 20 candele. Non ho mai mangiato la pizza mortadella e pistacchio, perché per me ho sempre pensato, non so, che una, questa... Sei una pessima persona. Lo so, però ho sempre pensato che questa combo mi sgustasse. Cioè, lo so. Quindi, raga, la assaggiamo per la prima volta insieme. Vediamo. L'impasto è buono. Io sono in retroscena in tutto questo. Che buono. Solo che forse non avrei messo la granella, perché ne guavo, io faccio così, ma... Mazzeppa. Ma buona, solo che sento qualcosa di forte. Anzi, raga, mia sorella si è presa la diavola, non so come, ma non è bloccante. Per il momento no. Buona, però sinceramente... Sta mangiando cavolo. No, ma è calda, non è fredda, però... Non lo so, è una pizza che... Però è pesante. Sì, infatti è una bomba. Però non lo so, non mi dice niente. L'ho presa perché un paio di sere mi è venuta in sogno. Te lo giuro, quindi tu vabbè, la devo prendere. Bisognava che me la mangiavo proprio bella. Già so che questa qui sarà la mia preferita. L'ultima volta non era così. No. Il salame non era sbriciolato. Ah, sbriciolato? Buona, ma mi aspettavo qualcosina in più. Forse mi starei studiando in questo momento, sicuro. Però non lo so, dopo assaggia la mamma. Ok, seconda pizza che ho preso, sono che si vede che stiamo in astinenza da pizza. Cioè, avevo due settimane che non ho toccato pizza. Comunque, questa qui è provola, salame dolce, melanzane e croquet. L'ultima volta mi sembra che croquet non ci fosse. Assaggiamo molto l'olio. E anche l'acqua. Che c'è? Hai fatto una faccia strana. Papà dice sta bevendo nel mio bicchiere. La stessa faccia. Ho presentimento che io abbia sbagliato a mettere il salame.
Oddio, cancella questa parte che mi sembra un uccello della preistoria. Sì. Hanno messo il salame di fronte. Sei seria? Te lo giuro. Vado a vedere a mamma come. Non è piccante assai. Forse. Forse il pepe assai. Forse è il pepe. Preferisco questo. Raga, non prendere mai pizze vecchie con quelle nuove. Mai, mai. Mi sto piangendo la mia bellissima panna prosciutto e mais, la mia mimosa. A Giulia non dategli mai il piccante, non dategli mai il pepe, perché proprio... Ti sei intossicata alla cena, check! Per sfigarla, mi sono buttata una sficcia da sola. Infatti sarà questa, sarà buonissima. Molto meglio questa con la mortadella. Mi sento Deborah in The Beauty House 2. È bello, voglio proprio Deborah in questo momento, ma pure con la merenda. Ciao Deborah. No, io abbandono. Ho paura di sentirmi male letteralmente. Ho sempre pensato che questo gusto insieme a me, infatti, immagino che no. Cioè, questa era la tua voglia di pizza. Ma ho fatto la fatta passoggia. Questa qui era una bomba. Cioè, proprio dopo il secondo pezzo dopo lo stomaco. Cioè, letteralmente io, sapete che io mangio, ma proprio mi vuoto proprio lo stomaco. Questa cena un po' lamentosa, un po' da non da Giulia, però ragazzi. Ci sta, vedete anche in cui un mesetto in cui ho mangiato di meno, quindi si fa sentire. Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!